Anche questa settimana l'appuntamento con un libro, Tra le righe incontro con l'autore. Questa settimana incontra Lino Morato, autore del libro Quattro passi con l'autostima, sussidio teorico-pratico per volersi più bene, edito dalla LDC. Ciao Lino, ben trovato, benvenuto. Ciao, grazie a te, grazie a voi. Tu sei un educatore, è la tua principale professione, ma da anni ti occupi di formazione per giovani e adulti attraverso la conduzione di incontri e corsi sull'autostima. Ecco perché questo libro, e lo scrivi anche nei ringraziamenti finali, è un po' il frutto degli incontri, delle amicizie e delle persone che hai incontrato in questi anni. Io partirei da una definizione. Spiegaci che cosa si intende per autostima. Certo, la definizione un po' tecnica è quella che dice che l'autostima è proprio la nostra autopercezione, la percezione che noi abbiamo di noi stessi, la percezione che io ho di me stesso, del mio valore personale. Al di là ecco di queste espressioni che troviamo in tanti testi, tanti manuali molto belli, interessanti, credo che per noi, per me almeno, quello che è importante è proprio la consapevolezza che ciascuno di noi può avere di sapere come si valuta, come sente se stesso, come si percepisce. E questo di solito viene abbastanza spontaneo, emerge nei nostri dialoghi con le persone quando diciamo oh, oggi mi sento in forma, oggi mi vedo bene, oggi sono proprio a terra e mille altre espressioni di questo o di altro tipo. Cioè l'autostima è proprio, potremmo usare anche questa parola, il peso più o meno consistente, più o meno valido, più o meno buono che ciascuno dà a se stesso in tutte poi le sue sfaccettature. Bene, una definizione che mi piace, anche molto facile da mettere a fuoco, quindi il peso che ciascuno dà a se stesso. C'è un passaggio, vado direttamente al quarto passo, perché il libro, il percorso, è davvero un percorso quello che tu fai, è diviso in quattro parti. Io vado direttamente alla quarta e tu scrivi: se mi apro veramente agli altri, allora sperimento soddisfazione e felicità e la mia autostima cresce. Anche qui una domanda da un milione di euro. Che cosa significa aprirsi veramente agli altri? A questo permetterei una brevissima riflessione. Questa domanda si colloca in una prospettiva, anche in una modalità particolare di considerare l'autostima, nel senso che di solito, l'ho appena detto anch'io qualche secondo fa, l'autostima sembra essere prevalentemente uno sguardo rivolto su se stessi, su me stesso. In effetti lo è, perché se non partiamo da noi stessi, ciascuno da quel che è, dice, pensa e fa e sente da dove partiamo. Però l'autentica autostima, e questo mi permetto di dire senza assolutamente voler valutare altri lavori, altre prospettive, tutte ottime, legittime, l'autentica autostima, a mio avviso, ma io non invento niente, sono più un divulgatore, soprattutto a parere di studiosi che sono stati, per mia fortuna, grazie a Dio, miei insegnanti, miei maestri, anche mie guide, l'autentica autostima consiste anche proprio nell'apertura agli altri. Questo perché il nostro cuore è fatto proprio per questo, per aprirsi. E se noi siamo fatti per aprirci, che vuol dire incontrare le persone, stare con loro nei modi più semplici, nei modi anche quotidiani, ecco, allora percepiamo effettivamente il nostro valore. Il valore di me stesso non lo trovo guardandomi tutto il giorno allo specchio. Ecco, adesso banalizzo se vuoi, ma perdonami un po' questi esempi anche molto terra terra. Non realizzo la mia autostima, non la percepisco se sto a vedere tutto il giorno. Se ho un cappello fuori posto, se ho detto una parola giusta, una parola sbagliata, se gli altri mi considerano bene o mi considerano male, tutte cose buone in sé, ma l'autentica autostima io la realizzo, la trovo proprio quando realizzo l'aspirazione profonda che mi è data, mi è donata, questo
per chi ci crede, è donata da Dio, ma comunque la ritrovano e la confermano anche tantissimi autori laici, seri, impegnati, studiosi, ricercatori. Ecco, la mia realizzazione la trovo quando io mi metto in relazione con le altre persone. È una relazione possibilmente al di là di tutti i nostri limiti e difetti, che sia costruttiva, che sia dialogica, che sia positiva, che sia fonte di soddisfazione per sé e per gli altri. Forse ho evaso la tua domanda, mi è riemersa adesso in qualche neurone perso nella mente, a come fare ad aprirsi? Beh, basta essere se stessi, voglio dire. Cioè, noi, io e te adesso stiamo parlando, con quante persone abbiamo parlato oggi? Ciascuno di noi, mia moglie, i miei figli, a scuola, nel lavoro, con i colleghi. Cioè, la vita è apertura per definizione. Anche chi vive negli eremi è aperto perché non prega solo per sé, ma prega per gli altri, per il mondo intero, per la Chiesa. Quindi, direi, aprirsi agli altri vuol dire assecondare questo flusso interiore, questo flusso profondo che c'è già, accorgerci che c'è già dentro di noi. E lasciarlo fluire, lasciarlo andare incontro agli altri e sentire, qui però sappiamo che ci sono tante difficoltà e di proporre, prendere in considerazione, a volte noi sentiamo gli altri un po' come dei nemici, come delle possibilità di sconfitta più che delle chance di vittoria, di costruttività. E qui, se vuoi, è un po' la sfida dell'autostima, della presa. Certo che ciascuno di noi, credo, perdonasemi di lungo, che ormai tagliami tu, ha fatto qualche piccola esperienza, ha fatto un favore a qualcuno, a un amico, uno sconosciuto. E poi l'effetto inaspettato è stato: ma ero contento poco fa quando ho fatto questo. Io ho sentito molto anche dai ragazzi, dai giovani, che ho, come accennavi, anche ringraziato molto nel libro, perché senza di loro non ci sarebbe il libro, probabilmente non ci sarei neanche io, o perlomeno esperienze che con loro ho avuto la grazia di poter condividere. Mi dicevano: sì, io mi sono aperto a quella persona, a quel compagno, magari a uno che non mi era mica tanto simpatico, non mi andava mica tanto a gente. E poi sono stato contento, mi sono sentito realizzato. Alleluia. Partendo sempre dal fatto che l'autostima sia il peso, no, che ciascuno dà a se stesso, e, tu scrivi che l'autostima è sperimentata dentro di noi come un'energia, come una forza, una determinazione, una convinzione. Però ecco, appunto, per coglierla, anche per favorirla, per incoraggiarla, per lasciarla esprimere, ha bisogno di atteggiamenti positivi. Quali sono Certo. questi atteggiamenti positivi che dobbiamo assumere o che dobbiamo anche sforzarci, ecco, di assumere? Allora, il primo atteggiamento, direi, presupposto forse di tutti gli atteggiamenti, è la consapevolezza e la responsabilità. Qui un po' tutta la prima parte del libro, del percorso, gioca su questi termini, su questo invito. È importante che ciascuno si senta irresponsabile della propria vita, che non vuol dire sentirsi onnipotente, sentirsi capace o in dovere o costretto a fare chissà cosa. Semplicemente sapere che io ho la vita nelle mie mani, io posso costruire la mia vita, anche se ci sono gli altri che possono aver influito negativamente su di me, alla fin fine dipende da me. Come diceva il filosofo stoico Epiteto, che cito: non sono le cose esterne che ci turbano, ma l'idea, l'interpretazione che noi diamo dei fatti che ci avvengono, il valore che li attribuiamo. Ecco, quindi dire: sì, quello che vivo sono io che lo vivo, non è né colpa né merito, perché tante volte diamo anche il merito delle nostre qualità agli altri, è giusto, vengono dai nostri genitori, dai nostri educatori, però dobbiamo attribuirci noi i pregi e i limiti che abbiamo, quindi consapevolezza e responsabilità. E poi un altro atteggiamento importante, direi, è quello di mettersi degli occhiali positivi. Vecchio e forse anche abusato esempio del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Ma dobbiamo proprio considerare, a partire dal nostro corpo, che può essere sano, può essere anche limitato, quante possibilità abbiamo?
Mi ricordo un vecchio scienziato, vecchio perché forse i più giovani non l'hanno conosciuto, Enrico Medi, che diceva: guardiamo il miracolo di una mano, che cosa non può fare una mano umana, grazie anche al codice, all'interazione tra le dita. Possiamo fare mille funzioni. Pensiamo alla nostra mente, cosa non può pensare? Pensiamo ai nostri sentimenti, tutti, senza prenderne paura, senza valutarli, quante risorse abbiamo dentro. Ecco, poter vedere tutte queste risorse, queste possibilità che abbiamo. A volte non le guardiamo perché siamo più portati a guardare gli altri, a confrontarci con gli altri, piuttosto che a guardare quello di cui noi siamo dotati. Quindi per apprezzarci dobbiamo guardarci con degli occhiali anche parzialmente vuoti. Non è necessario in partenza che uno veda tutto, perché uno può dire: ma io vedo anche i miei difetti. Va bene, sai che ci sono, i tuoi difetti fanno parte di te, ma non sono il tutto. Avrei una quarta domanda, ma non abbiamo tempo. Ma e quindi gli amici che ci stanno seguendo hanno un motivo in più per leggere il tuo libro e fare questo percorso, ecco, teorico-pratico per imparare a volersi più bene, quindi far crescere la propria autostima. Questo è il libro di Lino Morato, Quattro passi con l'autostima, edito dalla LDC, molto bello anche il disegno in copertina, c'è un uomo e poi ecco che si vede riflesso su questo muro con il mantello da supereroe, quindi davvero anche bella questa immagine che è stata scelta per la copertina del tuo libro. Grazie Lino Morato per essere Grazie stato con noi, perché no, alla prossima pubblicazione, quindi sai di avere uno spazio in cui venire a presentare il tuo D'accordo, libro. grazie, Ciao, grazie. grazie. Ciao, ciao.